Su proposta del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, la giunta comunale ieri ha approvato una delibera per erogare contributi alle attività economiche, che siano private o di tipo associativo, che abbiano subito danni a seguito di atti vandalici legati a furti o tentati furti. Una delibera analoga era stata approvata lo scorso anno per dimostrare la vicinanza dell'amministrazione alle attività che avevano subito danni con le stesse modalità e che avevano dovuto sostenere costi per ripristinare gli spazi danneggiati. I contributi vengono rilasciati a fronte di spese documentate anche da quietanza per il ripristino del danno subito, anche se lo stesso ripristino viene fatto in via migliorativa, ad esempio installando vetrine antisfondamento al posto dei normali cristalli. Se il danno non è coperto da una polizza assicurativa, il contributo sarà del 50% della spesa sostenuta per un massimo di 2.000 euro per ogni sinistro. Si tratta di un contributo non dovuto, in quanto l'ente non è preposto direttamente alla sicurezza, ma si vuol dimostrare la vicinanza dell'amministrazione a chi è stato danneggiato sia materialmente che psicologicamente per poter ripartire. In questo momento a Chioggia il clima è più tranquillo rispetto a qualche settimana fa e da tempo non si verificano più le spaccate che hanno torturato i commercianti di Chioggia e Sottomarina con continuità. Ogni commerciante deve fare il possibile per tutelare la propria attività, sappiamo che va fatto in autonomia, ma sapere che l'amministrazione pubblica contribuisce in qualche modo a raccogliere i cocci è rassicurante. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata, e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia.